Popolo siciliano, ubicato nello Stato italiano, dalla Panastudio Production di Palermo, La Tana del Lupo, conduce Francesco Panasci. Bene, ci ritroviamo in questa nuova puntata della Tana del Lupo con ospiti importanti internazionali dal punto di vista lavorativo, ma anche dal punto di vista appunto professionale. E ci dedichiamo a una materia, diciamo, a noi molto cara, che sta a cuore, che è l'audiovisivo in genere e in particolare il documentario. Siamo stati stamattina in questa conferenza stampa a parlare di Italian Doc Screenings 2014, una seconda edizione che si svolgerà a Palermo, e oggi abbiamo il piacere di parlarne proprio con gli attori principali. Gli attori, tra virgolette, sono i direttori di Italian Doc Screening 2014, ma anche 2013. Abbiamo alla mia sinistra Raffaele Brunetti, benvenuto, ciao. Buonasera. E Heidi Gronauer. Sì, buonasera. Com'è andato sto nome, bene? Benissimo. Liscio, pulito, pulito. Allora, noi siamo chiaramente curiosi perché trattiamo l'audiovisivo come mestiere, il nostro pane quotidiano, e chiaramente sappiamo che la prima edizione di Italian Doc Screening è andata molto bene. Insomma, avete sviluppato tanti numeri, avete messo una forza in campo non indifferente, facendo parlare produttori, finanziatori, registi, manovalanze. Insomma, avete creato un circuito importante, che non è una seconda edizione, perché appunto nel 2013 avete fatto questa prima tornata in Sicilia, ma questa è un'iniziativa che dura da tantissimi anni. Con chi inizio a parlare? Con te, Raffaele? Come vuoi. Quindi 10 anni di attività, dicevamo, no? Sì, infatti non esattamente una seconda edizione, detto bene, una seconda edizione siciliana palermitana, ma è la 10ª edizione dei Italian Doc Screenings, quindi un'edizione per noi importante, e per noi in particolare, per me, per Heidi e per il terzo direttore, perché siamo tre a gestire, a condividere la direzione di questo evento, che è Massimo Arvat. E salutiamo. È diciamo la prima di noi tre insieme, che durerà probabilmente, speriamo, un triennio. Questo è il programma. Ma il triennio è siciliano? Noi ci auguriamo. Il triennio come direzione? Triennio come direzione, diciamo, gli Italian Doc Screening sono stati un evento itinerante. La prima edizione si è tenuta a Todi, appunto, 10 anni fa, poi abbiamo avuto 2 edizioni a Venezia, poi siamo stati a Firenze, Trento, insomma è stata una manifestazione itinerante. Noi dove troviamo interesse, dove troviamo partner sensibili, riusciamo a fare l'evento. Nell'anno scorso e quest'anno abbiamo trovato un partner sensibile, interessato e interessante con la regione siciliana. L'altro partner importante è l'Istituto per il Commercio Internazionale, l'ICE, che provvede all'invito dei nostri ospiti internazionali, perché in questo evento, adesso lo diciamo subito, noi invitiamo 50-60 ospiti da tutto il mondo. Quest'anno ci saranno ospiti rappresentati di 20 paesi del mondo. Sono i decision maker delle televisioni, sono produttori, sono distributori, sono rappresentanti dei fondi, delle film commission. E quindi questa è la formula del nostro evento. Film commission finanzia l'evento con la regione siciliana, assessorato turismo. Naturalmente abbiamo la bellissima Michela Stancheri con questo occhiale da cantante pop, come dicevamo prima, che ti sta niente male. Sappiamo che, a parte la musica pop, che sta soffrendo purtroppo la crisi pure lei, il cinema soffre un po' meno. Insomma, avete trovato delle risorse e si stanno facendo attività importanti. Sì, sicuramente il cinema soffre meno, ma più che soffrire meno è sicuramente un settore in cui vale la pena investire, visto... Forse produce di più. Diciamo, appunto, ha una potenzialità non indifferente, ha sicuramente delle basi da cui partiamo, del lavoro fatto anche negli anni precedenti, ovviamente anche un territorio che è molto ricco dal punto di vista dell'offerta anche artistica. È sicuramente un settore dove io ci tengo ad investire. In questo caso, l'abbiamo detto stamattina, sono intervenute delle risorse di un accordo di programma che ammontano a circa 65.000 euro, quindi è una risorsa che non grava, diciamo, sul bilancio, comunque non è così una risorsa, secondo me, anzi per nulla esagerata. Forse ci fossero tante di questo tipo di iniziative, o si potessero ampliare questo tipo di iniziative, che sappiamo hanno un pubblico giovane,
hanno degli imprenditori anche giovani o comunque di un settore che è un settore molto contemporaneo, quindi io su questo non mi spavento a dire che si possono, secondo me, dirottare sempre, sempre di più risorse. Ovviamente puntiamo su un mercato che sappiamo che a livello nazionale è cresciuto, perché sappiamo, diciamo, dal resoconto sul cinema, l'hanno presentato il resoconto credo a settembre, insomma è un mercato che funziona. Il documentario ancora di più. Nel nostro caso io credo che il documentario sia molto importante che sia fatto qui, perché l'unione del territorio con il settore cinematografico, secondo me, in Sicilia si collima in una grande storia d'amore in cui si raccontano dei bellissimi territori. Raccontare le cose in un modo vero, come fa il documentario, non possono che raddoppiare la bellezza che ci deve aspettare. Heidi, tu sei, diciamo, la più, come dire, anziana dal punto di vista professionale, con la tua Zelig Film. Mm-hmm. Insomma, da 27 anni produci e crei talenti nel mondo dell'audiovisivo. Sì. Mm-hmm. Abbiamo a Bolzano, appunto in Alto Adige, una scuola di cinema trilingue internazionale che appunto forma giovani nel settore del documentario. E riferendomi a quello che ha detto lei, si vede un forte ricaduta anche professionale e economica sul territorio dove esiste una formazione nell'ambito del cinema. Se si guarda i numeri in quei regioni dove c'è formazione e dove c'è un fondo per il cinema, la ricaduta sul territorio, economicamente parlando, è enorme, e qualche volta anche il 200-300%, perché le aziende professionali vengono sul territorio, trovano un terreno fertile, una film commission, un fondo per il film, e lasciano qualcosa sul territorio, bei film, una visibilità del territorio, però anche un'occupazione nei mestieri del cinema. Per Quindi cui, diciamo che è un'attività produttiva tanto quanto l'industria di un altro, diciamo, di tutt'altro settore, forse anche di più a questo punto, 300% sono numeri importanti. Sì, assolutamente, e si vede che nel Friuli Giulia Venezia c'è da tanti anni una film commission con un fondo per cinema, lì ci sono già dati molto significanti, e noi adesso qui in Alto Adige vediamo con un fondo appunto per cinema che è stato un incentivo notevole per i mestieri del cinema. Quest'anno quanto ha investito il vostro regione? 5 milioni. 5 milioni all'anno, ogni anno investono 5 milioni. Noi quanto invece, Michela? E ci sono anche, per esempio, stati Tornatore, è stato lì Vicari, certo. I grandi, insomma, hanno girato. Quindi anche voi investite su, diciamo, nomi importanti, sì. Anche se sono, dico, siciliani, certo. Come Tornatore, no? Uh-huh. Appunto, certo. Michela, invece... Allora, noi abbiamo un tipo di approccio diverso sul finanziamento del cinema, ma vorremmo anche noi andare nella direzione prendiamo come esempio, ad esempio l'Alto Adige, perché hanno creato un fondo regionale che può aiutare il finanziamento delle produzioni ad andare sul territorio e a spendere sul territorio. Noi abbiamo invece un finanziamento al prodotto cinema attraverso l'accordo di programma, che dove finanziamo il film, diciamo la storia e la creazione del film. Non abbiamo ancora una sorta di incentivo per attrarre le società cinematografiche che venga da un fondo regionale. Abbiamo iniziato adesso con questo nuovo progetto di legge per diciamo, le serie che hanno dimostrato che lavorano sul territorio, c'è la presenza di più del 51% sia delle maestranze che delle immagini che riguardano la Sicilia. Siamo partiti con un piccolo fondo che era disponibile, che è quello di 200.000 euro, ma sicuramente nel nuovo accordo di programma con Roma, che è l'accordo di programma con cui lavoriamo anche per la scuola del cinema, vorremmo inserire anche tutte azioni molto più giovani, molto più gestibili, che non siano solo i grandi bandi, a volte anche un po' più complicati per chi vuole cominciare, e invece certo. A delle azioni che siano anche più flessibili. L'Europa dice di voler essere l'Europa creativa, vediamo se lo vuole fare davvero. È l'Europa dei giovani, cara amica. Infatti io spero un po' come si fa di solito in ogni regione d'Italia, ci sono delle risorse per i grandi progetti, ci sono delle risorse magari per gli emergenti, per quelli che hanno voglia anche di iniziare questo tipo di attività, magari hanno una scuola alle spalle, hanno una produzione alle spalle. E proprio se può, i Talent Doc Screenings vogliono proprio anche incentivare questo, perché non è solo un evento... Le giovani leve. Sì, certo, non è solo un evento per gli addetti del lavoro,
per quelli che già sono avviati, ma è proprio aperto anche per i giovani che possono partecipare e sentire esperti a livello internazionale e poter anche alcuni progetti concreti che sono stati invitati di essere visitati dalle commissioni internazionali sono proprio di qua, sono della Sicilia, per cui anche questo è un bell'incentivo. Come ho sentito che adesso c'è anche l'associazione dei documentaristi siciliani, grazie all'evento dell'anno scorso dei Italian Gox Screenings, che è molto, un segno molto positivo di attività proprio su questo territorio. Raffaele, tu dicevi poco fa, ho dimenticato una cosa importante, cosa abbiamo dimenticato? No, forse dobbiamo chiarire per i telespettatori esattamente cosa si fa agli Italian Gox Screenings, perché insomma forse c'è questa... Per gli esperti non è una novità, sicuramente per la gente che ci sta guardando dice ma cosa vogliono dire questi? Cosa fanno e perché noi che c'entriamo, per esatto. Cui veniamo anche poi al punto alle persone in che modo. Cioè, tra l'Italian Dog Screen sono un evento professionale dove, come abbiamo detto prima, abbiamo la possibilità di invitare, abbiamo 50-60 ospiti, forse compresi gli italiani anche di più, da 20 paesi del mondo e sono decision makers, sono cioè le persone che possono decidere di comprare, coprodurre, sovvenzionare un documentario. Diciamo compratori delle televisioni, commissioning agents, le persone alle quali proporre i progetti di documentario. Quindi cosa facciamo? Noi facciamo una selezione di progetti di documentario italiani. Quest'anno abbiamo ricevuto più di 100 progetti e questi progetti selezionati hanno accesso a degli appuntamenti con questi ospiti internazionali che noi facciamo venire a Palermo, per cui diciamo un accesso privilegiato, favoriamo questi incontri, favoriamo scambi di coproduzione tra produzioni italiane e produzioni estere, favoriamo la distribuzione del documentario italiano, un'azione importante specialmente in un paese come l'Italia dove il documentario, per quanto un genere emergente, per quanto riconosciuto ancora in parte, diciamo, non tutte le regioni, non tutte le film commission e anche a livello nazionale è ancora considerato un genere forse di serie B e non considerato, diciamo, anche una vera e propria industria. Noi dimostriamo che invece questa è un'industria, noi dimostriamo che ci sta una possibilità di sviluppo, tant'è vero che i documentari italiani a volte non si vedono in Italia, la televisione pubblica italiana è forse una delle poche che non coproduce quasi per niente documentari, ma i documentari italiani stanno avendo grossi riconoscimenti nei festival italiani, nei festival internazionali e sono molto presenti sulla televisione pubblica europea, ad esempio, molto più che sulla televisione italiana. Quindi sul satellite, dici? No, non solo, la televisione pubblica europea, parliamo della televisione finlandese, la televisione francese, certo. La televisione tedesca, sì, sì. Hanno ancora molti spazi per il documentario di creazione, non solo per il documentario di genere, diciamo come è conosciuto in Italia, nello specifico quello scientifico, di animali o quello storico. Che cosa, perché la gente di Palermo, della Sicilia, come può interessarsi a questo evento? Questo evento, quest'anno abbiamo deciso di aprirlo al pubblico, c'è una parte dell'evento che sono la proiezione aperta al pubblico in una sala che si chiama di Palermo, che si chiama Rouget Noir, di documentari interessantissimi, alcuni sono delle prime nazionali, sono film che usciranno al cinema e c'è la possibilità di vederli a ingresso gratuito qui a Palermo grazie a questo evento. Forse Heidi vuoi nominare alcuni tra i più importanti? Allora abbiamo mercoledì sera alle ore 9 Io sto con la sposa, che è un film di grande attualità perché i protagonisti che in pratica mettono se stesso in scena sono 5 naufragiati nella barca che è naufragiato davanti a Lampedusa l'anno scorso e la storia è che loro, i 5 che sono palestinesi siriani, vanno in Svezia per chiedere asilo politico e per attraversare le frontiere devono sposarsi o fanno un matrimonio finto, per cui è un film sia di lotta, di sopravvivenza, che è una testimonianza forte di quello che hanno vissuto. Per cui questo film, e la cosa particolare è che l'anteprima qui a Palermo di questo film prima che parte la distribuzione delle sale cinematografiche in tutta l'Italia, per cui è proprio un evento non da perdere domani sera.
alle ore 21. Invece il giorno dopo abbiamo Pussy Riots, alcune immagini abbiamo già visto qui nella, sì, nella televisione, che sono sulle tre punk russe che hanno sfidato Putin e per questo sono stati messi in prigione. E questo film, non è solo questo, ma il film parla anche delle loro famiglie, per cui è proprio un quadro molto interessante della Russia di oggi. E abbiamo la fortuna di avere presente anche il regista produttore, che fra l'altro è già con due film è stato nominato all'Oscar, per cui è un ospite proprio di grande rilievo, che viene dall'Inghilterra, che è Mike Lerner, che introdurrà il film, ecco lì c'è il trailer, che introdurrà il film e sarà anche a disposizione per il pubblico dopo. Veramente un film molto acchiappante e interessante. Questo è giovedì sera, sempre alle ore 9, al Cinema Rouge et Noir. Bene, facciamo vedere ai nostri telespettatori un minutino di questi trailer, così si rendono conto di cosa stiamo parlando. Она без с умом такая, направляющая все. Группа «Пустырь»? Да. Низкая панк-группа. Культура такого, это никогда не вызывало понимания. Революция. Цель как художника, цель всегда менять в человеке хоть что-то. Поскольку зацепили верующих людей. Нет, появляются люди, которые оправдывают это кощунство. Ибо нет у нас будущего, если перед святынями великими мы начинаем глумиться. Это место должно быть занято женщиной. Для заключения было бы осторожнее, изменились, не отпали, даже узнавать. Чем сильнее государство давит, тем больше... Мадонна, она исполнила «Like a Virgin». Почувствуйте с нами запах свободы. Rieccoci in studio, allora dicevamo insomma che tutte queste prime saranno al cinema Rougenat, sì. E mentre gli incontri saranno al circolo ufficiale di Palermo. Quali sono i giorni per l'uno e per l'altro? Avete un calendario a portata di mano? I giorni dell'evento sono dal 9 al 12, e le proiezioni, le prime due sono l'8 e il 9, come diceva Heidi. Poi c'è una terza proiezione che invece ci sarà di mattina, è un film siciliano, Heidi? Che è venerdì mattina alle ore 11, e lì verrà fatto vedere il film 1893, L'inchiesta, che è sul movimento dei sì. Fasci qui in Sicilia nell'ambito del movimento operaio, un film molto interessante proprio di ricerca. E anche lì saranno presenti in sala la regista per discutere sul film. Questo è venerdì alle ore 11. Assessore, invece sappiamo che c'è un bando ancora aperto, il Film Commission, quello che scadrà forse a fine ottobre, lungometraggi, o ricordo male? Sì, è un bando per il lungometraggio a cui esatto. Possono accedere tutti, quindi anche il tanto discusso Montalbano può anche lui rispondere ai bandi. Ma quanti soldi ce l'avete in questo capitolo? Ma se chiama sì. Montalbano si frega tutti i soldi. Il bando è, credo che la copertura sia intorno al 1.5 milioni di questo bando. Quindi se arriva Montalbano si ribecca tutti lui. Quindi abbiamo, mamma, io credo che... Non facciamolo anzi, partecipare. Anzi, cioè, dobbiamo diversificare, spaziare anche in altri ambiti. Diciamo che poi vorrei fare subito seguire questo bando sulle web series o comunque anche storytelling che potrebbe essere fatto anche da giovani siciliani che possibilmente possano anche appoggiarsi non per forza alle case di produzione solamente romane o comunque quelle accreditate al MIBAC, ma si possano anche diciamo utilizzare strumenti regionali o di altre regioni. Questo ma comunque è un vincolo, sì. È un vincolo quello delle case di produzione iscritte, esatto, certificate al MIBAC, però io capisco che ogni tanto possono esserci delle
delle problematiche anche per i primi, gli autori che all'inizio cominciano con delle cose magari che possono essere anche sperimentali, possono essere i primi tentativi, ma noi siamo qua anche per far crescere i nostri, diciamo, i nostri autori, i nostri creativi, quindi sicuramente quello mi piacerebbe molto portarlo avanti. Non posso nascondere che comunque questa iniziativa dei dog screening porta anche sul territorio delle tematiche, dei temi che a volte noi perdiamo perché siamo forse troppo concentrati a guardare verso l'interno, e invece aprono anche gli scenari che stanno coinvolgendo altri paesi, perché non pensare a quello che succede in Medio Oriente, non pensare a quello che sta succedendo in Russia, insomma, sembrerebbe anche un po' limitare la nostra visione, la visione che vogliamo avere dell'isola nei prossimi anni. Quindi a me fa molto piacere che anche il pubblico possa trattare di questi temi che secondo me si trattano troppo poco, forse però anche una lontananza geografica, ma sicuramente debbono anche aiutarci a riportare l'isola in un ruolo centrale a livello internazionale. Sicuramente gli eventi come questi ci permettono di parlare anche di parlare di queste cose. Quindi io ripeto, il sostegno a questo tipo di attività lo darò sempre, aprendo sempre di più, quindi non è il settore del cinema, non deve sembrare come un settore d'élite o comunque di diciamo spazio solo per pochi, ma anzi mi piacerebbe far crescere, motivo per cui quando l'accordo con la scuola del cinema si rallentava per motivi burocratici, io ho detto cambiamo i soggetti dell'accordo e mi sono messa io come, diciamo, come firmataria per la regione siciliana, perché altrimenti non andava avanti. Invece io lo credo fondamentale. Quanto ci credi a questa scuola di cinema? Ma molto, credo che sia come tutte le cose belle che facciamo, dobbiamo però trovare il tempo e le persone di livello che ci aiutino a portarle avanti. Oggi è venuto da noi comunque Roberto Andò, ci ha fatto l'onore di essere lì, e avere lui nella scuola in questo momento secondo me porta qualità e dimostra che c'è l'attenzione verso questo settore. Potrebbe crescere anche di più se gli dessimo gli strumenti e riuscissimo ad ampliare un po' quelle che sono le risorse finanziarie anche regionali per il mantenimento della scuola. Ma incide sul turismo secondo te anche il cinema? Ma sicuramente noi abbiamo presentato a poco uno studio dell'assessorato al turismo in cui si evince quanto sia importante, quanto è l'immagine della Sicilia nel mondo grazie al cinema, ovviamente partendo dal più famoso che è sicuramente Il Padrino, che insomma i suoi aspetti positivi e negativi, ma sicuramente parla di Sicilia, fino ad arrivare ad altri, al Gattopardo, parlando poi appunto di Montalbano. Ma noi cerchiamo anche di fare strumenti innovativi, abbiamo appena fatto 4 corti fatti proprio da 4 autori della Scuola del Cinema che parlano della strada degli scrittori, quindi abbiamo dedicato 4 corti agli autori, a Sciascia, a Pirandello, a Camilleri e a Tomasi di Lampedusa, proprio per raccontare con le loro parole, con le loro interpretazioni i loro territori. Quindi io credo che ormai siamo nell'era del digitale e non può che esserci l'aspetto audiovisivo. Senti Michela, sappiamo che insomma ti abbiamo strappato da una giunta, o era una giunta già fatta? Finita? Conclusa? No, per fortuna finita. Finita. Oggi... Che notizia ci porti alla giunta? Che è successo oggi di particolare? Ma oggi forse la notizia più importante è che abbiamo finalmente concluso le nomine della sanità, e quindi gli ospedali siciliani avranno, insomma, abbiamo concluso anche le tanto discusse nomine di Catania e di... Sicuramente entrano le donne, quindi abbiamo due donne che entrano nella sanità siciliana. Una la conoscevamo già, che è stata anche la direttrice dell'ospedale di Genova, quindi diciamo ci apriamo anche... Sicuramente abbiamo dislocato un po' i direttori fuori dalle loro sedi di provenienza, quindi sicuramente abbiamo un po' creeremo dei problemi familiari, ma come tu sai è meglio insomma fare un po' di... Abbiamo invece stanziato le somme per Expo, che questo magari può anche essere famoso, sì. Importante per il territorio, quindi adesso... Non ho capito. 5 milioni? No, 8 milioni 8 e 7 milioni circa, che ci sono gestite le attività produttive, e avremo quindi 3 spazi, 3 settimane siciliane durante Expo, saremo all'interno di Padiglione Italia, e sicuramente adesso inizieranno ad esserci bandi per gli allestimenti, per
quelle che sono le attività all'interno di Expo per chi vorrà esporre. Esatto, non dimenticandoci che Expo non è una fiera normale, ma dove dobbiamo andare a stupire, quindi magari io chiederò proprio aiuto alla cultura e al cinema per quanto riguarda le attività performative, perché dobbiamo davvero differenziarci, o forse no, nel senso portare qualcosa di tradizionale, ma dobbiamo esserci. È un unico accorpamento tra assessorati o ognuno avrà un suo spazio e un suo capitolato di spesa? Diciamo che il capitolato di spesa è presso le attività produttive. Noi cerchiamo di fare un coordinamento del lavoro. Io però pensavo di lavorare intanto su un concorso di idee per il marchio, come vogliamo essere presenti, quindi sicuramente questo dobbiamo farlo subito perché già siamo abbastanza in ritardo. È tarduccio. E poi abbiamo 9 serate che dovremmo riempire di contenuti, quindi su questo spero che... Questo come turismo però. Come turismo, sì, quindi su questo sicuramente... Potrebbe essere 9 serate a tema, una sul cinema, una... Certo, oppure 9 province siciliane, 9 eccellenze, insomma adesso vedremo di ragionarci un po' e stupire anche all'Expo. E poi di altro cosa avete parlato in giunta? Sono curiosissimo. Di altro cosa abbiamo parlato? Diciamo, abbiamo dedicato molto ai fondi europei, devo dire, a qualche io credo che queste due siano le cose più importanti come impatto sul territorio. Sicuramente abbiamo ulteriormente rimodulato i fondi europei, ne abbiamo dedicati ulteriori anche all'attività di promozione turistica, perché abbiamo devo dire avuto queste 8 fiere fino adesso, dove addirittura a Parigi hanno dovuto prendere la sicurezza perché non c'erano presenti come regioni italiane solamente la Sicilia e la Toscana, e quindi abbiamo avuto una grande richiesta. Giovedì andiamo a Rimini alla fiera dove presentiamo la Sicilia col ministro Franceschini, e lì addirittura abbiamo 170 operatori, quindi insomma la bellezza è dare l'opportunità agli operatori di venire gratuitamente, quindi avere uno spazio dedicato a loro in cui hanno solo l'onere di pagarsi il viaggio, quindi poi per tutto il resto la regione dà supporto. E credo che questo sia bello anche perché ci sono da piccoli imprenditori, piccole guide turistiche, abbiamo grandi alberghi, insomma abbiamo tutta quella che è il settore del turismo siciliano, finalmente trova un luogo anche dove comunica anche con me, perché ovviamente poi lì io supporto anche, diciamo, i lavori di le chiusure degli affari per essere presente anche come valore istituzionale, insomma è molto io in quello ci credo tanto. Senti, ma allora questa storia che sto turismo non funziona non è vero per niente, cioè insomma voi lavorate, vi sbattete ogni giorno a cercare di... Insomma, tutto se pensi che il bilancio dell'assessorato al turismo è di circa 54 milioni, di cui 51 vanno ai teatri pubblici. 51 vanno ai teatri? Esatto, quindi poi ce ne restano 3 per fare tutto. Per fare tutto, e vuol dire che quindi stiamo utilizzando anche tante risorse che non sono quelle regionali, e almeno stiamo cercando di trovare quella che è il bacino che davvero fa turismo, perché poi bisogna anche capire chi davvero fa turismo, e la Sicilia invece è piena di bravi imprenditori, è veramente piena, che secondo me hanno anche ritrovato la fiducia nelle istituzioni in questo senso. Sì, tu mi hai dato un assist, e naturalmente chi ci sta guardando saranno anche gli amici dell'Orchestra Sinfonica che conosco da tantissimi anni, dicevo come c'è l'assessore e non ci dai notizie sul nostro teatro, insomma loro... Ovviamente l'orchestra è sempre nei nostri cuori, lo sappiamo che anche nel mio... Lamentano che insomma questi stipendi non arrivano, insomma hanno difficoltà. Sì, diciamo che la mia battaglia di oggi per esempio è stata proprio chiedere all'assessore Agnello anche un innalzamento del tetto per quanto riguarda lo stipendio dell'orchestra sinfonica, e mi ha garantito che sicuramente la priorità, e questo è anche una decisione del presidente fatta a quegli enti che aspettano gli stipendi, quindi il primo passo, domani saremo a Roma comunque. Ma quando si dice primo passo significa breve? A breve, a brevissimo, cioè sostanzialmente la prima tranche che si libererà dal patto servirà per pagare gli stipendi, e sicuramente i teatri non mancheranno. Ma tu quanto gli vuoi bene a questa orchestra sinfonica? Benissimo, vorrei che questo ci dia un secondo indiviso. Loro ci guardano, allora come li puoi incoraggiare? Ma intanto li vorrei incoraggiare dicendogli che sulla scelta del nuovo consiglio di amministrazione sicuramente loro saranno i primi coinvolti, perché ho intenzione di scegliere quello che, visto che è stata comunque un ente che ha subito, devo dire, senza sapere tante cose negli anni passati, mi piacerebbe invece che fossero parte della decisione all'interno del consiglio di amministrazione. I nostri amici della FOS potranno decidere un loro membro, quindi hanno la possibilità come lavoratori di essere presenti nel consiglio di amministrazione.
sulla nomina del presidente, vorrò fare una chiamata molto trasparente in modo tale che anche con loro sarà condivisa la nomina del presidente, perché prima di tutto deve avere il cuore per l'orchestra. Perché quindi non sarai tu il presidente della fondazione? No, abbiamo modificato lo statuto perché la legge non prevede più che l'assessore sia anche il presidente, perché il controllore e il controllato insieme, diciamo, non ha dato buonissimi risultati in passato, quindi io eviterei di ripetere l'errore, anzi troverei un presidente che si può dedicare all'orchestra, che possa essere un buon interlocutore per gli altri teatri e che soprattutto gli voglia bene prima di tutto. Quindi a tutti quelli che dicono che altrimenti la fondazione andrà chiusa perché non ha nessun interesse, è una cavolata. Intanto possiamo dire che la fondazione l'ha fondata la Stancheris, visto che non c'era neanche un atto notarile che la fondava. Ah, sì? L'atto notarile della fondazione Orchestra Sinfonica ha dato alla data di agosto del 2014, perché probabilmente non se n'erano mai occupati, quindi devo dire che forse questo è anche un gesto di fondazione, di rifondazione, non come partito. Senti, quale budget vuoi arrivare per tutelare, diciamo, la fondazione? Qual è secondo te il budget giusto che va e che copre tutte le spese e che possa permettere loro una programmazione adeguata? Ma sicuramente quello che siamo riusciti ad aggiungere quest'anno è già una buona cifra. Noi, almeno il fatto di riuscire a non subire tagli, è stato sicuramente un modo che ci fa differenziare rispetto ad altre attualità di cui abbiamo sentito parlare in questi giorni. Roma, l'abbiamo sentito che decisione ha preso, i nostri hanno la possibilità di poter sfruttare questo lavoro, però l'importante è che sia un lavoro, non un posto, quindi non so, sicuramente secondo mio modesto parere occorrerebbe anche un direttore artistico, assolutamente, diciamo, di livello. Bisogna davvero continuare questa interlocuzione con anche gli altri teatri, insomma, senza farsi lavoro, fregare soldi, però cercando di mantenere... No, sicuramente questo lavoro che hanno fatto col Massimo, sì, Giambrone, diciamo, insieme, certo, è importantissimo, cioè sembra una cosa normale, invece è un buon inizio di un lavoro che si può fare. È ovvio che lì serve anche, io per esempio aprirei molto anche il teatro ai visitatori con qualche associazione, cercherei di sfruttarlo anche non solo per grandi concerti ma per anche tante altre attività. Potrebbe produrre economie, diciamo, già alte. Se riuscissimo a portare avanti questo progetto anche di ristrutturazione architettonica sarebbe molto importante. Ma so che c'è un lavoro in corso. Sì, l'abbiamo presentato un paio di settimane fa, il progetto è importante perché il teatro è l'unico al mondo anche con questa struttura. Ma è già stato finanziato questo progetto? Abbiamo chiesto il finanziamento tramite il fondo Jessica, sì. Il comune anche, diciamo, è l'ente, diciamo, il comune è il proprietario del teatro, quindi ce lo dà. Quindi siete ospiti? Noi siamo ospiti, quindi io spero che anche il comune, ma sono sicuro che lo farà, condividerà questo percorso. Ovviamente se non avessi voluto bene all'orchestra ci sarebbero stati tanti momenti in cui poter fare una marcia indietro, invece anzi abbiamo messo la quinta, quindi dobbiamo andare avanti. Allora, il fatto che tu ti sei fatta sentire poco è perché volevi parlare solo quando c'erano fatti concreti più che raccontare sciocchezze, giusto? Sai che io mi questo tratto nordico mi è rimasto, diciamo che... Se non vuoi dire che sì, se non hai certezza non ti se non ho certezza preferisco non dare né quindi quello che stiamo dicendo, quello che stiamo dicendo è certo. Esatto, quindi quello che stiamo dicendo è certo, ma lo sanno, insomma, chi tra quelli che mi vogliono più bene dell'orchestra lo sanno che non è assolutamente un modo per non essergli vicino, anzi è un modo per facilitarla, perché se io fossi solo con l'orchestra sarei accusata a tutti gli altri che guarderei solo l'orchestra, invece forse a volte ai bambini si vuole più bene da lontano. Torniamo, scusateci, abbiamo fatto questo piccolo, questa piccola pillola di informazione dopo un'aggiunta fresca, dico ci sta tutto. Il presidente come sta? Sta tutto bene? Ma il presidente oggi... Che si parla di sfiducia, non sfiducia, insomma, se lo vogliono fare fuori, cose... No, ma no, il presidente ha sempre il suo equilibrio. Quando quando chiunque pensa che il mondo stia crollando, se va dal presidente, ha sempre una visione così strutturata verso il futuro che ti dà sempre una risposta positiva. Allora, torniamo ai documentari per poi chiudere questa puntata. Ci siamo presi questa bella mezz'oretta. Qual è la cosa che o l'intervento che potrebbe servire a rendervi ancora più forti con Italian Doc Screenings? Cioè, cosa mi manca per essere completi? O va tutto bene così, è tutto a posto? No, noi siamo diciamo soddisfatti di come l'evento è cresciuto negli anni, però l'evento può crescere ancora, no? Può crescere ancora sicuramente. Vediamo questa apertura al territorio ulteriore che abbiamo deciso quest'anno, sia con la selezione di una serie di progetti siciliani, sia con la possibilità di dare un ulteriore
formazione e sviluppo ai partecipanti e ai documentaristi siciliani che verranno all'evento. Infatti avremo dopo l'evento un follow up per poter mettere a frutto quello che si è, perché a volte in questi eventi si hanno un sacco di informazioni, si prendono un sacco di contatti, però è importante poi dopo proseguire, per cui noi abbiamo deciso di fare proprio in Sicilia a dicembre per i partecipanti siciliani il punto della situazione, chi avete incontrato, che contatti avete preso, che livello di sviluppo è, e come sfrutta, come capitalizzare questo anche bombardamento di informazioni che si ha in tre giorni. Ritornando alle persone che ci stanno guardando, diciamo, i Dandox Kini sono un evento professionale, per cui tutti i professionisti, i documentaristi possono venire, possono iscriversi, le informazioni si possono avere sul sito dei documentaristi italiani, e l'associazione si chiama DocKit. Per invece gli appassionati, per coloro a cui piace il cinema, piace l'arte, c'è la possibilità, come dicevamo, di andare al cinema e vedere film documentari, cioè l'idea che il film documentario possa uscire in sala non è ancora in Italia diffusissima, anche se negli ultimi anni abbiamo avuto film documentari che hanno vinto il Festival di Venezia, per esempio, che sono usciti in sala. Qui avremo il privilegio di vederli non solo in anteprima, ma accompagnati dai loro autori e dai produttori che, come abbiamo sentito, sono in alcuni casi stati candidati agli Oscar, per cui l'occasione di vedere un cinema indipendente, nuovo, interessante, accompagnato da chi lo fa, in sala, con le proiezioni, con ingresso gratuito. Ma, come dicevamo, i Dandox Screening si occupano di tutti i documentari, tutto il genere documentario nel suo complesso, dal documentario per la sala, al documentario seriale, al docu-reality. In sala faremo un'altra anteprima, totalmente differente dalle prime. Sabato, mi sembra, alle ore 18:30, vedremo in anteprima una puntata di una nuova serie che andrà in onda su Discovery Real Time, che si chiama Il pranzo di Mosè, dove la scrittrice siciliana Agnella Hornby, attraverso la cucina, cioè attraverso le ricette siciliane, avrà il pretesto per raccontare la Sicilia degli anni 50. Per cui, diciamo, la televisione commerciale anche si avvicina sempre di più al racconto fatto attraverso le storie, fatto attraverso la docu, fatto attraverso i documentari. Per cui un'occasione in più per vedere una scrittrice siciliana, per vedere delle ricette siciliane e per avere il pretesto per parlare di una Sicilia anni 50, abbiamo visto anche scorrere delle immagini, ci sarà sabato sempre al cinema Rouge Noir alle 18:30. Bene, Heidi, per chiudere, so che voi a Bolzano sfruttate molto il piano media europeo per i progetti. Dico, è un'opportunità in più o diciamo, dal punto di vista della gestione è complicato da portare avanti, perché molte volte mancano i progettisti che preparano i progetti che riguardano appunto l'Europa. Voi allora, come vi muovete in questo senso? Sì, sicuramente per fare le domande ai programmi media è molto complicato, è molto burocratico e non facile, però io sono una grande sostenitrice, grazie che ci sono questi fondi, non solo per avere i soldi, ma ci permette di fare un networking a livello internazionale. Questa è la cosa più importante di questi fondi europei, che fa sì che professionisti dell'Europa si possano incontrare e creare relazioni di lavoro che portano a qualcosa di più se noi lavoriamo solo nei nostri singoli paesi. In quel senso lì vale la pena di fare la domanda ai fondi europei. E anche IDS, pur non avendo direttamente fondi europei, ma la cosa più bella di questi IDS è che professionisti di vari campi si incontrano qui a Palermo e possono creare relazioni di lavoro che vanno anche al di là di questi tre giorni di eventi e di proiezioni. E forse posso dire un'altra cosa, che credo che questo la comunità europea, almeno il fondo Pay Media, sostiene molto, è vedere nel futuro, di vedere dove va il cinema. Una cosa è, noi facciamo qui i screenings nel cinema, ma è una tendenza che il documentario sempre di più diventa veramente di grande successo di sala in Germania, in Svezia, in Austria, in Svizzera, e comincia adesso anche in Italia, che film internazionali
documentari trovano la loro distribuzione, per esempio come Pussy Riot che vediamo giovedì sera qui al cinema. Questa è una tendenza che non è nuova, però è nuova perché sembrava il documentario al cinema non va, invece va, la gente ci vanno e gli piace molto, proprio anche successi proprio commerciali. E l'altro è tutto l'ambito che è al di là della televisione. Non è solo la televisione, i giovani sono nella rete, sono nel web. E quali sono le nuove metodologie di storytelling per questo nuovo mezzo? E anche in questo senso lì i fondi europei, ma anche IDS, fanno sì che si possono realizzare, che si possono creare dei gruppi di lavoro che vedono in questo futuro. E ci vuole questo scambio di vedere dove va l'audiovisivo. Anche noi ci dobbiamo sfruttare un po' di più questi fondi europei. Mancano i progettisti, cara. No, io diciamo pubblico sempre sul mio sito dell'assessorato e sul sito, insomma, sulla pagina Facebook dell'assessorato al turismo, che sappiamo è la seconda pagina d'Italia, quindi siamo molto orgogliosi. Infatti a Rimini ci hanno invitato perché siamo la seconda regione dal punto di vista di presenza sui social media dopo la Toscana. Quanti utenti avete? Non saprei dirtelo, bisognerebbe magari chi ci ascolta va a vedere in questo momento per capire perché. Quindi non Facebook scrive soltanto Regione Sicilia Turismo? L'assessorato regionale al turismo. Ah, assessorato regionale una turismo. Sua pagina. Io cerco di stimolare l'interlocuzione, quindi la possibilità quando addirittura vengono inoltrate richieste dirette all'ufficio del Dipartimento Affari Extraregionali, cerco di stimolare, diciamo, l'interlocuzione con chi cerca partner in Sicilia. Oggi ho firmato una lettera per esempio per una partnership in cui noi entriamo in un programma con altre 6 nazioni, quindi bisogna cercare dove c'è bisogno della presenza istituzionale. Io sono sempre pronta a questo tipo di progetti. Quando sappiamo che, insomma, io sono informata semplicemente come qualsiasi altro cittadino della newsletter di Media che insomma basta iscriversi e si riceve, certo, quindi certo. Da quel punto di vista è anche un modo, io cerco di stimolare facendo conoscere quello che è disponibile. Ovviamente l'antenna di Roma, l'antenna di Torino sono due strumenti che possono dare le informazioni, ma ovviamente anche l'assessorato per quello che fa è sicuramente disponibile. Noi cerchiamo il più possibile questi programmi. Adesso io ho cercato oggi proprio di inserire il cinema anche nel nostro accordo Italia-Tunisia e Italia-Malta, perché sono due diciamo lavori dove si in questo dialogo mediterraneo si spendono tantissime cifre. Se non c'è la cultura diventa difficile poi instaurare solo una interlocuzione tra imprenditori, perché sappiamo che a volte non hanno poi quella conseguenza sulle persone che può avere la cultura. Bene. Volevo aggiungere che sì. I rappresentanti dell'antenna media, sia di Torino che del nuovo sportello, che adesso si chiama Europa Creativa, ecco. Sia di Torino che del nuovo sportello che si è aperto in Puglia, saranno agli Italian Dog Spinning tra gli esperti a disposizione dei nostri iscritti per informazioni. Su progetti, su come presentarli. Su progetti, su come presentarli, per cui loro come gli altri esperti, come i rappresentanti delle Film Commission, per cui non abbiamo solo rappresentanti delle televisioni, ma abbiamo insomma tutto l'arco delle professionalità esistenti del campo dell'audiovisivo, nello specifico del documentario qui a Palermo in questi Bene. Giorni. Grazie a Raffaele Brunetti, grazie anche a te Heidi Gronauer e grazie a Michela Stancheris per grazie la vostra disponibilità. Grazie a Doc Screening. Grazie all'assessore, è stata grazie. Come dire promotrice, ha sostenuto la vostra iniziativa perché ci vede e sa che produrrà qualcosa. Senti, io chiudo, però voglio sapere dove te ne vai adesso. So che parti per Roma, perché devi dirci tutto. Non puoi, allora, non io parto per Roma con il volo delle 7 di domani, che costava 140 euro, sinceramente, 360 euro all'Italia non glieli diamo, anche se sono vado a Roma alla commissione turismo domani mattina con le altre regioni d'Italia. E poi andrò a un appuntamento per quanto riguarda quella che è la progettazione delle nuove serie televisive in Sicilia, quindi parliamo ancora di questa. Sei dal produttore. Esatto, quindi parleremo anche di questo. Non gli assegnare tutto il 1,5 milioni, ti raccomando. No. Un pochino. Assolutamente no. A piccole dosi. Cerchiamo di dividerle. Va bene, allora, buon lavoro a tutti e in bocca al lupo per questa nuova edizione di Italian Doc Screening 2014. A presto, ciao.